Nella lunga lista degli indisponibili del Bologna anche Torrisi, che resterà fermo un mese per problema agli adduttori. Per lo stesso motivo forfè di Bogossian nel Napoli, squadra priva anche di Cruz e di Pecchia. Simoni schiera due punte, Caccia e Aglietti. Acclamato sugli spalti Ulivieri in panchina nonostante 39 di febbre. Il Bologna, 30.000 sugli spalti con forte presenza di tifosi napoletani. Di Michelino, assistenti Ivaldi e Rocchi, quarto uomo Cerofolini e con il primo piano di Pairetto e le immagini montate da Tilio Di Paola. Andiamo al quinto minuto da centrocampo, lunghissimo lancio per Anderson di testa, anticipa Tagliatela ma sbaglia mira. Undicesimo minuto, ancora protagonista Kenneth Anderson in tackle scivolato, guadagna l'aria, cross al centro, Nervo calcia debolmente in maniera centrale, nessuna difficoltà per Tagliatela, 24esimo, estremamente mobile e abile nello smarcarsi Anderson, qui anticipato da Ayala. 26esimo, Mangone, lancio lungo l'out di sinistra per Kolivanov, tiro di fuoco a lato. 33esimo, bella azione del Napoli, centro per Beto che invita alla conclusione Aglietti, stop di petto, conclusione a lato. Si dispera Aglietti, il replay evidenzia la favorevolissima occasione sprecata dall'attaccante napoletano. 34esimo, palla a Turrin, Bordin, cross corto, Beto di prima, deviazione. 37esimo, corner, colpo di testa di Anderson di poco fuori. Va evidenziato il bellissimo stacco, per quanto impreciso, di Kenneth Anderson. 39esimo, ancora un corner, il Bologna in percussione. Tira Brambilla, devia Milanese, palla a Nervo, conclusione e c'è Anderson in posizione regolarissima, favorita dal rimpallo, è in gol, l'1-0, rivediamo. La bella girata di Caccia per Turrini al centro, alto mare, stop e gol, molto bello lo stop a seguire, il bel gol, come rivediamo, esultano i tifosi napoletani. 1-1, 46esimo, lunghissimo lancio di Milanese per Caccia che viene anticipato con la mano da De Marchi, rivediamo infatti, per l'arbitro e cartellino giallo protestano gli azzurri. Ripresa, primo minuto, Ayala si appresta a ribattere, manca la palla, colpisce l'avversario per Pairetto e rigore, Ayala sembra indirizzarsi verso il pallone, lo manca decisamente, per l'arbitro rigore dagli 11 metri, Kolivanov. 2-1 al 46esimo, al primo tempo della ripresa, 17esimo, paravanti per Scapolo, servizio smarcante, ha sbagliato Marocchi. 21esimo, conclusione dalla distanza di Aglietti, respinge Antonioli. Sugli sviluppi Brambilla entra malamente sul Milanese ma non viene sanzionato, era già stato ammonito. Anderson, come Aglietti, nel primo tempo sbaglia. E vediamo Esposito, viene messo giù da Tarozzi, forse accentua la caduta ma è stato tirato per la maglietta, per l'arbitro tutto regolare, protesta Beto, l'arbitro gli dice che non è rigore, protesta anche Simoni. Ma l'arbitro non accontenta nemmeno gli emiliani che reclamano il penalty per questo fallo di Colonnese su Kolivanov che protesta vivacemente. Ultima palla gol per Schenardi che era subentrato a Nervo, ma il Bologna comunque ritorna alla vittoria cancellando subito la sconfitta con la Fiorentina.